Lei è l'Audi A3 Sportback, un'auto che ha inventato il segmento C Premium quando nel 96 è apparsa sul mercato. In 25 anni ha venduto più di 5 milioni di pezzi, un'auto che si distingue per i suoi dettagli. È lunga 4,34 m ed è larga 1,82 m, senza considerare gli specchi esterni, e con una larghezza aumentata di circa 3 cm rispetto al modello precedente. È un'auto che ha inventato il segmento C Premium. È la A3 Sportback, nasce nel 96 e poi continua in evoluzione perché ha caratterizzato il suo segmento. In 25 anni 5 milioni di pezzi. Benvenuti in casa Audi. L'abitacolo è assolutamente rivoluzionato, abbandonata ogni forma curvilinea in favore di tagli più netti. Poi spicca la strumentazione digitale, inserita in un display da 10 pollici e 3. Non manca la connessione con lo smartphone, che farà felice sia chi ha Apple, sia chi dispone del sistema Android, grazie alla presenza di entrambe le soluzioni di connessione dedicata. Sportback in inglese identifica coda sportiva ed è proprio sul posteriore che quest'auto si è presentata al mercato, modificando un po' i canoni di quel periodo, perché è un'auto che nasce nel 96, con questa coda che le permette di avere un look più sportivo. Non è una berlina, ma qualcosa in più, ma non è nemmeno una station wagon, insomma, Sportback. Non mancano i sistemi di sicurezza, che su un modello top di gamma includono radar a medio raggio, telecamera frontale e due radar posteriori, oltre a 4 telecamere perimetrali e 12 sensori a ultrasuoni. Il baule permette di stivare da 380 a 1200 litri, con un piano di carico regolabile in diverse altezze. Motorizzazioni per tutti i gusti e in particolar modo anche la versione mild hybrid. Si parla tanto di veicoli ibridi, ma l'ibrido leggero è una soluzione adottata da questa vettura che la rende più flessibile, utilizzando sì la parte elettrica abbinata al motore termico. Inizialmente sul mercato saranno disponibili i motori a benzina 1000 TFSI con cambio manuale da 110 cavalli. Poi c'è la versione più potente, il 1005 TFSI da 150 cavalli con cambio meccanico o automatico, e la sua variante Mild Hybrid che dispone di cambio automatico. Due le motorizzazioni diesel, un 2 litri da 116 cavalli ed una versione più potente 150 cavalli e cambio automatico. Beh, dopo il nostro giro in città abbiamo voluto fermarci qui. Lo stadio lo riconoscete, non lo invento certo io, è un'icona della nostra città, soprattutto in questo momento così magico per questa Atalanta che fa sognare tutti. Beh, lei fa sognare gli sportivi, perché è stata profondamente rinnovata e resa ancora più cattiva, possiamo usare questo termine, più sportiva. Beh, allora, l'estetica e il colpo d'occhio. Beh, la calandra, basta guardarla, è molto più cattiva e la rende sport, cioè un'auto aggressiva, deve piacere. Poi la fiancata, che è molto più muscolosa, e tanti dettagli che rendono questa auto, se vogliamo, meno morbida rispetto al passato, con linee più spigolose anche all'interno che rendono il tutto una sensazione di sportività. Basta poi mettersi al volante e guardare la strumentazione per accorgersi di come tutto è stato modificato con queste linee, ribadisco, spigolose, che danno questa sensazione di essere veramente alla guida di un'auto sportiva, ma comoda, 4 posti, bagagliaio per tutti, ma non certo per i grandi viaggi. Quattro gli allestimenti disponibili, dalla versione base si passa alla business, poi esiste una versione più curata, all'advanced, e infine quella che dispone di tutto quanto potete sognare sulla S-Line Edition.
ma torniamo all'estetica e vediamo di saperne di più in compagnia del product manager di casa Audi. Il nuovo look dinamico e sportivo di A3 Sportback si nota fin da subito in alcuni dettagli della sua carrozzeria. Nel frontale spiccano le nuove nervature sul cofano motore e l'ampio single frame esagonale con la griglia nido d'ape, che ricorda i mitici modelli RS. Nuova A3 Sportback è un'auto che guarda decisamente avanti e lo fa con il suo comparto di illuminazione, caratterizzato fin dalla versione base da gruppi ottici anteriori con tecnologia LED. Nella loro configurazione top di gamma, i proiettori dotati di tecnologia Audi Matrix LED attivano delle animazioni di luce all'apertura e alla chiusura della vettura, ma non solo. In fase di guida, gli abbaglianti Matrix LED adattano continuamente il fascio luminoso. Per assaggiarne il temperamento sportivo come quello di questa moto che è appena passata, beh, non potevamo che venire qui. Nella scala del rallismo, su strade belle da guidare, nel rispetto dei limiti, sulla Nembro Selvino. Dopo tante parole, passiamo ai fatti. Le auto vanno provate, come stiamo facendo noi sui tornanti della Nembro Selvino. La Audi A3 Sportback è un'idea della Bonaldi Motori, concessionaria del marchio Audi.